Ciao, mi chiamo Nathalie Chavagnon, studio l'italiano all'Università Libanese, Centro Lingue e Traduzioni della Facoltà di Lettere e Scienze, e ho ricevuto una borsa di Erasmus per un semestre di studio in Italia, specificamente all'Università Ca' Foscari di Venezia. Non importa quante foto hai visto o quante volte l'hai immaginato, non potresti mai aspettarti che Venezia sia così magicamente artistica. Non riesco nemmeno a esprimere con le parole quanto sia meravigliosa Venezia e quanto sono stata fortunata a chiamarla casa mia per 5 mesi. Ero contenta di esplorare l'isola ed è esattamente quello che ho fatto. Ne ho visto ogni centimetro. Ero pronta per l'inizio dei miei corsi, ma devo dire che non mi aspettavo che fosse così. Come una studentessa libanese, i miei corsi sono solitamente pieni di interazione tra studenti e professori. Non dobbiamo prendere appunti in classe perché ci fornisce tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno non appena la lezione finisce. Ecco perché all'inizio ero così confuso sul motivo per cui tutti gli studenti della classe prendevano appunti e scrivevano tutto ciò che dice l'insegnante, ma poi ho capito che era quello che avrei dovuto fare anch'io. È stato difficile per me perché non l'avevo mai fatto prima, ma mi ci sono abituata. Voglio anche aggiungere che sono rimasta sorpresa quando ho appreso che la maggior parte dei miei esami erano orali. È stato difficile per me, ma mi è sempre piaciuta la sfida. Ho sentito che è difficile fare amicizia all'università poiché ogni classe era in un campus diverso ed eravamo sempre impegnati a non perdere tempo. Ho avuto la possibilità di lavorare per un mese con il fantastico team di Homo Faber all'isola di San Giorgio. È stata anche un'esperienza vitale per me poiché ho praticato la mia lingua e ho avuto l'opportunità di incontrare tanti amici che parlano dialetti diversi e vengono da differenti città italiane. Ho imparato così tanto durante questo viaggio indimenticabile, pieno di arte, di caffè, di natura e di cibo.